Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi signori siamo qua tornati con un nuovo video e con me non c'è solo, cioè nel senso non sono solo io, ma c'è anche un ospite molto speciale, ovvero Gilly Gamer ZSDS, che ci saluta. Ciao ragazzi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, like e campanella. Oggi analizziamo un po' questo Brawl Talk che appunto è stato fatto, diciamo, un paio di minuti fa quando sto registrando questo video. Dirò solo le mie considerazioni, cioè, secondo se è stato buono oppure potevamo fare di più, di meno. Allora, io partirei subito con l'opinione di Gilly Gamer. Cosa ne pensi di questo Brawl Talk? Se ti è piaciuto, se ti aspettavi di più? Insomma, di tutto quello che vuoi. Allora, praticamente è stato abbastanza carino. Io come voto ho dato un bell'8. Di solito non ho mai preso 8 a scuola, cioè è rarissimo che lo prendo, però vabbè. Allora, i dettagli sono molto belli, cioè le skin, volevo dire. Mentre il brawler nuovo, che sarebbe Eevee, non ho ancora capito bene che cosa fa, però lo scoprirò presto. Cioè, tutti noi scopriremo presto cosa farà, Sì. perché non ho capito. E poi le nuove modalità, quindi due nuove modalità, non le ho capite tanto bene. Magari se tu hai capito qualcosa, puoi anche spiegarmelo, se riesci. Ok, quindi questo è quello che come si dice? La tua opinione è questa, no? Sul Brawl Talk più o meno adesso. Beh, sì. Ok, allora dico che sono d'accordo su molte cose che ha detto Gilly Gamer. Una cosa però veramente mi ha fatto incavolare nero, cioè due cose in realtà, ovvero il fatto che gli eventi non si cambiano ogni ora perché era ottimo per le missioni, adesso invece ogni giorno ci sarà solo una modalità ed è bruttissimo. Perché già io devo finire il pass e sono molto indietro e a fare le missioni veramente sarà molto più complicato. Però sinceramente allora mi aspettavo questo, cioè pensavo un classico aggiornamento ed è arrivato. Il prossimo Brawl Talk non so quando sarà, ma penso tra un mese, cioè se lo fanno tra 2 mesi veramente scandaloso, cioè già 2 mesi è Ma tanto. la stagione di Fang non è durata tantissimo, di solito duravano sempre 2 mesi, Sì. almeno quello era l'inizio. Allora, riguardo al nuovo Brawler, sinceramente non mi piace tantissimo da quel poco che ho visto. Perché io Ringio non lo so per niente utilizzare e lei è molto simile, solo che praticamente vola, non lo so. E quindi, boh, non mi piace tantissimo, ma lo prenderò, penso, con il pass, visto con le gemme. Detto questo, allora, volevo andare un attimo di vedere qua sul Brawl Talk un po' di robette. Allora, vediamo. Allora, scusa, vado, skip un attimo le parti meno interessanti. Ok, andiamo sul nuovo Brawler. Allora, può volare, tipo, cioè vola. Cioè, molto, i colpi sono molto simili a Ringio. Cioè, questa è la cosa che mi fa un po' preoccupare, sinceramente. Allora, vediamo un po'. E praticamente, da quel che ho visto, può andare praticamente nelle buche. Hai presente quelle cose d'acqua che si sono viste nel Brawl Talk? Sì, Sì. ovviamente solo lei, fino adesso solo lei è l'unico bro, credo che sia una femmina, il brother. Sì, diciamo che devo capire ancora meglio. È l'unica che è riuscita a camminare sull'acqua che è viola. Sì, questa cosa può essere molto utile. Poi la sua skin è molto bella, cioè molto anche quella di Stecca, cioè quella di Stecca è veramente fighissima, secondo me. Cioè, veramente, veramente una grande skin. Sì, poi allora, Lucciola si chiama. Ah no, aspetta, quello. Aspetta, no, 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 no. Ho letto una cosa incredibile. Che forse ho scoperto solo adesso. Quella di Stecca è del pass. Posso, no, vabbè, Sì. lascia fare. Cioè, è bellissima. Questa è la miglior skin che ho visto del Ma pass. è troppo figo, no, è da scioccare, Gilly Minchia. Gamer, non si può dire un ma. È bellissima. Come hanno fatto? Poi, riguardo alle due modalità, ci stanno. Questa è. Aspetta un attimo, metto in pausa. Ok, allora. La skin di rosa non mi piace. Quella tutta viola, rosa, quello che sia. Poi, quella di Mr. P è bellissima. Troppo carina.
Guarda, cioè, proprio è tipo rosso con una valigetta nera, cioè, molto carino. E poi c'è quella di Edgar, che è carina. Sono tutti vestiti di animali Sì. per il periodo carnevale. Quella di Edgar è tanta tanta roba, quella di Meg pure, quella di Bo è troppo bella anche quella di Bo. Questa qui di Grom è carina, e anche questo Bull Leone che è molto molto carino. Poi, allora, ci saranno due modalità, queste qui. La prima si chiama Corsa dei Carrelli, tipo dovete spingere il vostro carrello dal punto A al punto B. Poi si capirà meglio. Mentre i vostri nemici proveranno a spingere il loro. Carino. Cioè, è molto originale. Questo evento richiede strategia rispetto agli altri. Se dovete difendere il vostro carrello, i nemici potranno spingere il proprio. E se attaccherete il carrello nemico, il vostro sarà vulnerabile. Quindi, se noi attacchiamo il loro, loro possono attaccare il nostro. Poi c'è questa modalità che non ho capito. Dovete Dice un'altra sconfiggere 8 brawler o eliminarne più della squadra avversaria entro 2 minuti, tra l'altro. Quindi dovete praticamente attaccare seriamente. Poi, però è carino. sono killer nato. Sì, praticamente uno che va, deve, cioè uno che attacca molto. Ad esempio, io che in sopravvivenza non gioco mai semplicemente perché io attacco sempre i nemici. E questo evento per me può essere veramente, veramente ottimo. Poi. E poi saranno stagionali e quello che avrà più successo starà nel gioco. Poi, riguardo alla Club League, cosa ne pensi dei 6 gettoni? Cioè, sì, dei 6 ticket. Vabbè, forse magari ci saranno più gente, cioè magari un tempo nei club tu vedevi solo con 20 coppe prese sul club o roba del genere, cioè veramente pochi, magari con questi ticket ne vedrai di più, però secondo me non cambia niente. Quindi non ti Ma di come convince sta prendi? idea? Secondo me può essere abbastanza carina, però anch'io sono del parere che non servano molto. Poi vabbè, equipaggiamenti non ne stiamo a parlare, se non finiamo fino a dopodomani, che tanto non servono a niente. Poi vabbè, dei Vabbè, cos'è tutorial il ci tuo sono. riassunto di equipaggiamenti? Allora, voglio vedere però una schermata che si trova a 4 minuti e 2. Cioè, abbiamo Showdown, cioè, no, no, non ci credo, sì, cioè, GD Gamer, cioè, è successa una cosa Cosa c'è? pazzesca, cioè, praticamente c'è le tre modalità, allora, la prima è le prime due quelle che abbiamo visto, ma la terza è quella delle kill in sopravvivenza che ti danno più trofei se ne fai, però se muori ti tolgono più trofei, presente quella di, Ah, tipo, sì, ho capito, di sopravvivenza che se più sì. fai uccisioni, più coppie ti E mi raggiungono. sa che duelli è stata tolta da quel che ho capito. Vediamo un attimo. Vabbè, a me Allora. quelli non piace tantissimo, cioè non ci gioco No, è tanto. stata tolta, te lo confermo. Vabbè, Assedio non è nella rotazione, ma lo troverete. Ah, oh, no, aspetta, forse aspetta. Assedio non ci sarà più negli eventi delle coppe, ma sarà solo nel generatore di mappe, forse. Hanno Potrebbe. fatto benissimo, hanno Spero fatto di sì. benissimo. Poi, aggiornamento della Lega delle Stelle. Vabbè, questo, boh, sinceramente, cioè, è carino, però, se, cioè, nel senso, se vincete, se vincete due partite avanzate di più, penso. Poi, riguardo altre cose importanti, ce ne sono, vediamo. Poi, ah no, vabbè, la Championship, 10 gacce, ah, torna anche Basket Brawl. Hai Come letto? torno? Eh? Dai, basket brawl era Ci carino. sta. Ok, allora io dico che quante stiamo registrando da 9 minuti, direi dunque di dire a ciascuno di noi la parte dell'aggiornamento che ci è piaciuta di più. Partiamo da GD Gamer. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questo aggiornamento? Allora, come sempre, i brawler, perché ogni brawler che aggiunge ha sempre qualcosa di nuovo, quindi diventa interessante, no? Quando scopri qualcosa di nuovo, no? Sì. Ecco, mentre le skin, una spettacolarità magnifica, Sì, credo addirittura. di Ok. averlo usato, credo di aver usato il termine giusto. Ma se proprio dire devi dire la cosa che ti pi è piaciuta di più in assoluto, no? Solo una. Ah, allora, i brawler. Ok. Allora, io sinceramente è difficile dirne una perché
Ci sono state tante cose che mi hanno fatto un po' incavolare, tante cose molto belle, però se proprio devo dirne una, quella dei punti energia, che proprio può essere una cosa stupida, ma quando trovi punti energia nelle casse li puoi dare a qualsiasi brawler, una cosa, è molto più facile maxarsi vari brawler. E secondo me questa è una cosa straordinaria. Di quello non l'ho capito tanto bene, però adesso l'ho capito. Anche quello. Sì. Quello l'ho letto come secondo. E io come secondo metto la skin di Stecca, quella lì bellissima, nel pass. Madonna mia. E mi raccomando, ragazzi, se anche voi shoppate, se shopperete il prossimo pass, scrivetelo sotto i commenti. Sì, e detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, raga, vi saluto anche Giri Gamer. Ciao ragazzi, vediamo. Allora, aspetta un attimo che sia.